benvenuti a questo episodio special dell'antro del paesiello. In questa puntata mi è stato chiesto dal mio buon amico Umberto di raccontarvi una parte fondamentale dell'evoluzione della storia di Games Workshop, ossia le campagne mondiali e in particolare la campagna di Tempesta del Caos. Correva l'anno di Nostro Signore Sigmar 2004 e questa campagna mondiale ve la racconto perché, a differenza dei vari racconti su Archaon di cui troverete la spiegazione nelle puntate di Storia del Vecchio Mondo, io ho vissuto quella campagna mondiale e ho giocato con i miei eserciti per la distruzione dell'impero oppure per la sopravvivenza delle razze civilizzate contro le orde di Archaon, il dominatore della fine dei tempi. Ma procediamo con ordine. Perché una campagna mondiale? Games Workshop è sempre stata attenta all'evoluzione del suo immaginario, del suo background. Fino a quando poi con l'uscita dei 5 libri di End of Times mise fine definitivamente al mondo di Warhammer. Tuttavia Games Workshop ci aveva già provato nel passato e la campagna che sto per raccontare parte e affonda le sue radici del lontano 2000. Infatti nel 2000 uscì una piccola campagna, una campagna estiva. All'epoca GW usava fare questo tipo di campagne creando un'ambientazione, due o tre modellini particolari, e si decideva il fato di una microregione, di un avamposto sperduto di cui prima non si conosceva l'esistenza nel mondo di Warhammer. Nel 2000, con la campagna Ombre Oscure, Games Workshop creò addirittura un'isola, l'isola continente di Albione, posta dove nella nostra mappa geografica è posizionata l'Inghilterra, e non a caso Albione è il vecchio nome dell'Inghilterra, il nome latino dell'Inghilterra. In quella campagna il background di introduzione prevedeva una misteriosa entità oscura, conosciuta dai suoi seguaci unicamente col nome di Padrone Oscuro, che tentava di impadronirsi dell'energia magica delle pietre Oggam che punteggiavano l'isola di Albione. Ovviamente, per far fronte a questa minaccia, il Concilio dei Veri Loquianti, che aveva sede ad Albione, gli chiese l'aiuto di tutte le razze del Vecchio Mondo, e non passò molto prima che tutte le razze, nel bene o nel male, fossero coinvolte nella battaglia per la conquista dell'isola. All'epoca vinsero gli Elfi Oscuri, con un tripudio di vittorie, e si accaparrarono una nuova serie di oggetti magici per i loro libri degli eserciti. Se non che i personaggi, la storia di quell'ambientazione, erano il preludio alla creazione di un importantissimo personaggio che poi sarà partecipe anche della fine del mondo di Warhammer, Belakor, il Padrone Oscuro. L'entità dietro la guerra di Albione altro non era che il primo e più temuto campione del caos sprofondato nella follia a causa di un tradimento ai danni di Tzeentch. Pian pianino, già nel libro dell'esercito di Orda del Caos, uscito circa 2 anni dopo, e piano piano lungo tutto l'evoluzione dei mesi del 2002 e del 2003, si assistette nel White Dwarf ad un subbuio del Vecchio Mondo. Infatti, attraverso vari stralci e raccontini di background, nel White Dwarf del 2003 venne dispiegata quella che era la grande alleanza degli uomini, in particolare il Conclave della Luce. Infatti, se le Orde del Caos da un lato tirarono fuori il loro asso nella manica con Archaon, il prescelto eterno, sesto e ultimo dominatore della fine dei tempi, Games Workshop pian pianino iniziò a gettare le basi per le contromosse dell'impero. Infatti, Archaon si stava preparando a lanciare la sua grandissima invasione che avrebbe posto fine al mondo di Warhammer, nell'idea di Archaon. Dall'altro lato, Karl Franz, da tutti individuato come il fantomatico prescelto della luce, si prodigò ad organizzare un enorme conclave di tutti i regnanti del Vecchio Mondo, emissari da Bretonia, da Kilsrev, dai regni dei nani, si riunirono ad Altdorf per discutere il futuro del mondo di Warhammer e come prepararsi a questa enorme invasione. I nani infatti riportarono che, ragazzi, non ce n'è per nessuno, quello che sta arrivando da nord, noi non possiamo gestirlo. La situazione venne risolta con l'arrivo di Teclis, che era stato convocato, come fece 200 anni prima, ai tempi di Magnus il Pio, per portare l'aiuto degli elfi
per combattere l'imminente invasione. Punto. Per 6 mesi non si seppe più nulla. Pian piano vennero prodotti altri modelli, vennero presentati altri modelli, in particolare venne presentato il modellino di un ragazzino, Walten, che come unica gesta eroica prima di essere, diciamo, autoproclamato campione della luce, aveva ucciso degli uomini bestie che avevano attaccato il suo villaggio. Fin qui nulla di eccezionale, se non che Luthor Ass, autoproclamato profeta di Sigmar, vide nel giovane un segnale di speranza e lo portò fino ad Altdorf, dove l'imperatore, riconoscendo nel ragazzo la reincarnazione di Sigmar e quindi un faro di speranza per l'imminente invasione, gli fece dono niente meno che di Galmaraz, l'arma simbolo del potere imperiale. E fin qui buio, abbiamo uno pseudo personaggio che si sta per ergere come campione della luce. Scorrono i mesi sul calendario e arriviamo al mese di giugno del 2004. Giugno 2004, Games Workshop in pompa magna annuncia Tempesta del Caos. Il mondo di Warhammer è a un bivio. Arcano, il prescelto eterno, ha finalmente lanciato la sua grande invasione. E chi si poteva opporre alla venuta del campione del caos era Walten, in quanto nel libro di introduzione e di ambientazione a questa campagna troviamo l'ultima incarnazione di Walten, in quanto Walten, ormai rivestito di tutti gli onori di campione della luce, ricevette in dono dai nani un'armatura appartenuta a Sigmar Heldenhammer e gli elfi gli fecero dono del primogenito del destriero di Tyrion. Ovviamente GW unì tutti gli stili, quindi Galmaraz di spiccata provenienza imperiale, il destriero tipicamente elfico e l'armatura di fattezza nanica. E venne fuori questo. In questo libricino troviamo tutta la storia ed in particolare troviamo tutti i raccordi delle campagne che si sono succedute. Questo modello, il modello di Walten su destriero elfico, capeggerà le forze della luce nel respingere le orde di Arkaon. A questo punto abbiamo una campagna di impatto mondiale, bisognava ambientarla in un posto particolare. Cioè, dove si era diretto Arkaon prima di finalmente di scontrarsi contro le armate imperiali? L'obiettivo del dominatore della fine dei tempi era Middleheim. La città del Lupo Bianco è il centro dell'inospitale territorio del Middelland, abbarbicata sull'Ulriksberg, un ampio sperone di roccia in cima al quale era stata costruita da Arthur, il capo dei Teutogeni, una città che sarebbe poi diventata Middleheim. Sotto le cripte di Middleheim ardeva da lungo tempo la fiamma di Ulrik. Lo scopo di Arkaon non era quello di distruggere Sigmar, come poi fece in End of Times, ma distruggere il dio di Sigmar, Ulrik, che poi di fatto era una divinità vera e propria, abbiamo scoperto molti molti anni dopo. Quindi la campagna che venne chiesta ai giocatori di giocare coinvolgeva il destino della città del Lupo Bianco e la salvezza o la distruzione di quella parte dell'impero. Come vedete, a differenza della campagna della storia di End of Time, la scala del conflitto era molto più piccola e si interessava solo una parte dell'impero. Fatto sta che nell'estate del 2004 si scatenò l'impossibile. Perché si scatenò l'impossibile? Perché Games Workshop, contestualmente all'uscita di Tempesta del Caos, che nei mesi precedenti appunto aveva preparato con queste informazioni di background, con nuovi modelli, per la prima volta Games Workshop riprese il concept dei Nani del Caos, che non si vedevano dagli anni 90 nella quinta edizione di Warhammer Fantasy Battle, che avevano quei cappelloni assiro-babilonesi tanto cari al nostro Capitano Uncino. Invece Games Workshop rivoluzionò il concept dei Nani del Caos creando il cannone infernale. La prima e ad oggi, a parte una parentesi di Forgeworld, l'unica macchina da guerra dei Nani del Caos prodotta da Games Workshop attualmente in gamma. Vennero presentate forze per un sacco di altri eserciti, ognuna delle razze principali del mondo di Warhammer aveva un suo motivo per combattere questa ultima grande guerra. E vennero prodotti da vari modelli. In particolare ci si concentrò sui Guerrieri del Caos,
che ricevettero Vardek Chrom, l'araldo di Arcanum, quindi un nuovo eroe per combattere, e per la prima volta dopo tanto tempo dei guerrieri del caos che assomigliavano agli artwork che GW aveva conosciuto. Tempesta del Caos infatti sancì l'uscita del primo kit in plastica di nuova concezione dei guerrieri del caos. Dal lato dei demoni per la prima volta abbiamo l'introduzione di Belacor, il padrone oscuro in persona diventa parte giocante del sistema di gioco, mentre ad esempio per gli imperiali abbiamo dei modelli che sono tanto cari oggi ai collezionisti come la guardia teutogena di Middlename e i preti del lupo bianco, a cominciare dal loro Ar Ulrich, quindi l'alto sacerdote Emil Velger. La campagna, che appunto vide moltissimi fronti comuni, si sviluppò attraverso internet. Questa è una cosa che GW ha sempre cercato di fare dalle prime campagne per Armageddon, dove i risultati bisognava mandarli per posta. C'è una vecchia foto di Jervis Johnson sommerso dalle raccomandate dei giocatori che in tutto il mondo combattevano per la distruzione di quel pianeta. Ma in questo caso Games Workshop creò un sito internet con delle war room dedicate alle varie fazioni, e in quelle fazioni i giocatori potevano inserire i risultati delle loro partite, fin quando mese dopo mese, perché la campagna si sviluppò a giugno, luglio, agosto e settembre, quindi tutta la parte, tutto il quadrimestre estivo, e dove i giocatori ebbero l'occasione di modificare l'andamento della campagna. E qui vi racconto un piccolo aneddoto che io ho scoperto vivendo quella campagna. Ad un certo punto, i guerrieri del caos, nonostante i loro migliori sforzi, si arenarono nella conquista delle varie città che precedevano l'arrivo di Arcaon a Middlename. Infatti, le varie armate si divisero ad un certo punto a inizio campagna e dovettero superare una serie di villaggi e fortificazioni imperiali prima di giungere alle battute finali nell'ultimo mese di campagna. Fatto sta che, dopo due mesi di campagna, le forze di Arcaon erano ferme circa a metà strada, perché le coalizioni mondiali di giocatori delle Forze della Luce, quindi dell'Impero in particolare, di Bretonnia, ricordo un intervento massivo di Bretonnia, fermarono i progressi numerici delle armate di Arcaon in un paesino dimenticato nel nulla cosmico chiamato Zundapp. A Zundapp le forze del bene riuscirono ad avere dei risultati talmente soverchianti che addirittura Arcaon, secondo l'esito delle tabelle previste per successo e insuccesso, avrebbe dovuto ritirarsi. Quindi le forze del bene stavano addirittura per scacciare Arcaon dall'impero, fermandolo molto molto prima che questi potessero raggiungere Middlename. Ovviamente, vedendo i lenti progressi della campagna, un po' come era avvenuto con la campagna dell'Occhio del Terrore, i game designers di GW decisero di bypassare il problema, facendo cadere in un paio di giorni Zundapp dalla mappa, consentendo ad Arcaon e ai suoi seguaci di proseguire e raggiungere Middlename. Fatto sta che dopo questo piccolo imbroglio da parte dei games designers di GW, le orde di Arcaon finalmente arrivarono a Middlename. E a Middlename si svolsero in tutto il globo una serie di eventi legati alla caduta delle varie parti in cui era divisa la città. Eventi globali che tutti i negozi ufficiali di GW sponsorizzarono, anche perché GW aveva un ultimo asso nella manica. Contestualmente all'apertura dell'ultima fase della campagna, Games Workshop rilasciò un modellino in edizione limitatissima, Arcaon, il prescelto eterno, a piedi, privato di Dorgar, della sua cavalcatura, in un'edizione ultra limitata che GW produsse e rilanciò proprio per sancire l'inizio di questa nuova fase della campagna. In tutti i negozi d'Italia si svolsero una serie di battaglie forsennate, e io ho partecipato ad una di queste campagne in GW a Milano. Si svolse la battaglia per il cancello e per le torri nord di Middlename, e i miei demoni del caos combatterono ferocemente per entrare all'interno di quella città. È un episodio molto curioso, perché voi dovete immaginare come si possa sentire un ragazzino, dove ti fanno vedere questo enorme tavolo, appunto, che rappresentava l'ingresso della fortezza, dove da un lato pieno zeppo di cannoni imperiali, fucilieri nanici, arcieri elfi, tutte le forze del bene schierate a fermare il passaggio del caos,
dall'altro lato, tutti gli hobbisti di GW Milano erano stati invitati a portare i loro eserciti per questa mega campagna che avrebbe, mega battaglia che avrebbe sancito il crollo della fortezza. E io ricordo che in un ultimo disperato attacco i miei demoni di Tzinch riuscirono a mettere piede nella fortezza sfondando parte delle difese, mentre dall'altro lato Arkaon e la sua guardia del corpo di Cavaliere del Caos riuscirono a sfondare il cancello entrando nella città e massacrando tutti i difensori imperiali. Fu un bellissimo traguardo, perché ovviamente fu uno dei miei primi eventi ufficiali a cui partecipai e mi sentii di aver scritto parte del mondo di Warhammer. Ovviamente la campagna di Tempesta del Caos doveva avere un'epica conclusione. Il libro infatti non portava alla fine, ma ti spiegava come giocare per assicurarti la caduta o la sopravvivenza dell'impero. Una volta raccolti tutte le centinaia di migliaia di report di battaglie combattute disperatamente, una volta avuto il resoconto della fase finale, venne scritto l'epico racconto conclusivo dell'intera campagna e venne ambientato sotto Middleheim. Gli hobbisti di lunga data ricorderanno tutta una serie di idiosincrasie, di aberrazioni in quella campagna. Vi racconto soltanto un paio di esempi per farvi fare due risate. Abbiamo Arkaon che è arrivato tronfio a Middleheim e ha cinto d'assedio la città. Ad un certo punto dà l'assalto e combatte ferocemente contro i guerrieri di Boris Oddbringer, leader, contelettore della città e difensore dell'impero. Combattendo viene attaccato da Valten, da Lutoras e da un'enorme orda di flagellanti che emerge dalle foreste, perché Kazrak il Monocolo, capobranco degli uomini bestie ed alleato di Arkaon, non era riuscito a fermarli, e si gettano nella mischia. Arkaon combatte ferocemente contro Valten, il potere di Galmaraz contrapposto a quello della sterminatrice di re, fino a quando Arkaon, che è un combattente, mi si perdoni, nettamente migliore rispetto a questo trovatello venuto via dal nulla a cui le divinità del mondo di Warhammer, i reggenti del mondo di Warhammer hanno donato nell'ordine una delle armi in grado di distruggere le divinità, Galmaraz. Un'armatura forgiata 2500 anni che viene data dai nani ad un ragazzino venuto via dal nulla, creduto la reincarnazione di Sigmar, ed un destriero elfico, primogenito del padre di tutti i cavalli della razza elfica, destriero indipendente di Tyrion, dato via così da Teclis che ce l'aveva lì e gli ha dato il guinzaglio. Di contro Arkaon, che chi conosce la storia, come avrà visto nel mio video, si è fatto praticamente da solo, dovendo recuperare tutti e sei i tesori, e quindi Arkaon è un combattente certamente migliore, squarcia l'armatura di Sigmar. Se non che questo terribile campione del caos, che ha visto di tutto, che ha resistito al tocco di Slaanesh, che ha preso a pugni un divoratore di anime di Khorne, vede la cicatrice di una cometa a due code, che è il simbolo che aveva contraddistinto Valten, ha una sorta di mancamento, arretra e consente a Lutoras di gettarsi nella mischia e trascinare via il corpo quasi esanime di Valten. Se non che, dopo aver fatto fuori questi due grandi campioni, essendo di fatto padrone del campo, Arkaon non si accorge che un'immensa orda verde in modalità stealth era arrivata, comandata da Grimgor Pelle di Ferro, famigerato e più grande capoguerra degli orchi del mondo di Warhammer, umiliato in una delle battute iniziali da Chrome il Conquistatore. L'orda di Grimgor appare alle spalle dei guerrieri di Arkaon e massacra i guerrieri del caos. Grimgor in persona si scontra con Arkaon, che il quale era già provato da questo scontro al vertice col campione della luce, e di fatto riesce a disarmare Arkaon dalla sua sterminatrice di re, rendendolo di fatto inerme. A questo punto tutti gli altri campioni del caos avevano trovato la loro fine, perché ovviamente soprattutto contro un orco che non ha il concetto di guerra onorevole, sarebbero morti senza pietà. Se non che Grimgor invece si accontenta di battere la sua ascia sulla testa di Arkaon un paio di volte e urlare al cielo nero che lui era il migliore, dopodiché prende i suoi orchi che in maniera disciplinatissima smettono di combattere e si ritira dal campo di battaglia. Il giorno dopo Arkaon ovviamente si riprende il destino dell'Apocalisse, ritrova i suoi luogotenenti e si ritira anche lui dal campo di battaglia. Rimangono solo i seguaci di Khorne, che si arroccano in un villaggio vicino Middleheim e si preparano a coprire la ritirata del resto dell'esercito.
Il giorno dopo, ovviamente, le truppe imperiali assaltano il villaggio, massacrano il guerriere del caos a destra e a manca, perdono un sacco di uomini, Lar Ulrich uccide personalmente il luogotenente del caos di Khorne, fino a quando un'ombra nera avvolge tutto e Manfred von Karsten, che era rimasto zitto zitto a tendere a tessere le sue trame nell'ombra, si presenta sul campo di battaglia con un enorme esercito di morti. Sembra che non ci sia speranza per la città del Lupo Bianco, in quanto i vampiri e ovviamente il conte della Silvania erano un avversario certamente oltre le possibilità delle spadute forze imperiali rimaste, fino a quando Volkmar il Tetro, che era stato salvato in quanto era diventato il portastandardo personale di Belacor, fa la sua apparizione sul campo di battaglia e minaccia Manfred dicendogli che in passato un grande antagonista aveva ucciso un essere delle tenebre come lui. Il riferimento era a Vlad von Karsten. A Manfred vengono i capelli bianchi, infatti poi li perderà nella successiva incarnazione, e decide anche lui, inspiegabilmente, di ritirarsi dal campo di battaglia, mettendo fine all'epica battaglia di Middelheim. In quel momento Games Workshop realizzò che l'idea di una campagna narrativa che poteva portare a questi risultati non era da veicolare in questa maniera. L'idea della campagna, delle campagne sono rimaste, ne abbiamo viste tantissime fino a End of Times, ma in realtà un'idea di una partecipazione così attiva non venne più proposta da GW. Ovviamente occorreva disfarsi del campione di Sigmar, in quanto ovviamente tutto finito, Karl Franz re incoronato come imperatore dell'impero col potere saldamente nelle mani, non poteva permettere che un altro potere legittimato dall'imperatore stesso potesse rivendicare il controllo dell'impero. Infatti, se Walter era la reincarnazione di Sigmar e di fatto tutti gli imperatori sono dei reggenti di Sigmar stesso, avrebbe dovuto Walter essere incoronato imperatore dei regni degli uomini, cosa che al lobbista che c'era in me aveva fatto rizzare i capelli, perché l'idea di dare il comando della più grande nazione del mondo ad un contadino che fino a 2 mesi prima faceva il guardiano delle capre, diciamo che anche a Karl Franz un brividino sulla schiena deve essergli venuto. Meno male gli Skaven ci misero posero rimedio a questa situazione e Luthor Ass andò nella sala del trono a riferire a Karl Franz che Walter era stato trovato esanime nel suo letto di dolore, riportando il martello, simbolo del dio dell'impero, all'imperatore. Karl Franz disse a Luthor Ass di andare in giro nell'impero a diffondere la notizia che il campione della luce era ritornato nel regno celeste e sarebbe tornato nei momenti di maggior necessità. Ovviamente, come stavo dicendo, la fine di Tempesta del Caos segnò la fine delle grandi campagne mondiali di Games Workshop, un qualcosa che poi venne ripreso in più di un'occasione con i nuovi libri di End of Times. Infatti il background del mondo di Warhammer si fermò di nuovo prima degli eventi di Tempesta del Caos. Archaon era stato appena incoronato, si preparava a lanciare la sua grande invasione all'impero, e tutti gli eventi, gli eroi, i protagonisti di questa campagna di Tempesta del Caos andarono dimenticati, furono perduti nelle nebbie del tempo, rimanendo unicamente come una chicca nell'immaginario di tutti gli hobbisti di Warhammer e soprattutto degli hobbisti di lunga data che ricordano con onore il motto dei difensori di Zundapp, che ha contraddistinto appunto quell'epica fase, quell'epico stallo di tutte le orde del caos di tutto il mondo ferme ad assaltare un misero villaggio imperiale, difeso però da una manica di straordinari eroi. Se questo video vi è piaciuto, se questo video un po' magari a marcore dell'hobbista che c'era in me vi ha suscitato una risata o un vecchio ricordo, mi raccomando fatevelo sapere nei commenti, soprattutto se c'è qualche veterano di Zundapp che ha visto questo video. E non dimenticate di iscrivervi al canale, di mettere il like alla nostra pagina Facebook, al nostro blog di Instagram, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite della Guida Galattica per modellisti, e se questi video vi sono piaciuti magari potremo girarne altri, in particolare adesso mi viene in mente sulla campagna dell'Occhio del Terrore. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!